È stata una bella emozione quando, dopo il saluto iniziale a centrocampo, quando l'arbitro, prima di fischiare l'inizio, sia la tribuna che i distinti, io come faccio sempre in maniera molto rispettosa, ho salutato tutti e tutto lo stadio mi ha applaudito, mi ha salutato nel modo più consueto che credevano, e quindi è stata una bellissima emozione. Per me, perché comunque tornare ed essere, avere un saluto del genere, penso che per ogni giocatore sia qualcosa di bello e di importante ricevere. Quindi li ringrazio nuovamente, li ringrazio nella tua trasmissione. Quindi veramente è stata una bella emozione. Purtroppo lì è stato un passaggio forte. Io come sempre mi fido molto delle mie qualità, e quindi ho rischiato una giocata. All'inizio non è andata bene, poi dopo, grazie a Dio, i miei compagni ci hanno messo una pezza e hanno fatto sì che la palla ritornasse a me. Quindi dai, è andata. Passiamoci sopra, ecco, tutto qua. Tutto serve. Vabbè, Andrea, le qualità di Andrea non si discutono, balistiche, tecniche, come uomo, quindi non si discutono queste qualità. Poi dopo io e Andrea siamo sempre stati molto vicini anche l'anno scorso, e quindi di conseguenza ci siamo, come ha detto lui, abbiamo sorriso, ci siamo guardati, ci siamo messi a ridere, gli ho fatto i complimenti e niente, dai. Poi dopo la sera ci siamo sentiti anche per telefono, mi ha scritto un messaggio, gli ho risposto e sono contento per lui e sono contento per il Teramo. Sono dispiaciuto per la mia squadra, per la mia società, però. Il calcio è anche questo, figlio di episodi, e va bene così. Io credo che ci sia una sostanziale differenza, nel senso che l'anno scorso è nata una società ed è nata una squadra, e di conseguenza è nato un gruppo che poi dopo, per diventare squadra, purtroppo ha avuto delle grandi difficoltà. Un gruppo nuovo di tanti giocatori che non si conoscevano, che comunque forse erano stati messi nelle condizioni di dover vincere e basta, per le tantissime aspettative che si sono, diciamo, presentate dall'inizio della stagione. E quindi sicuramente non un peso, ma sicuramente una grandissima responsabilità. Quest'anno, dal canto suo, il Teramo ha un gruppo di giocatori che si conosce già da un anno, che si vuole bene, un gruppo di amici. Ha inserito, secondo me, all'interno della rosa dei giocatori giovani di qualità che sanno, diciamo, si sono messi a disposizione del gruppo che c'era già prima, che è sostanzialmente quasi il 90%, e sicuramente non c'era questa grandissima pressione o questa grandissima, diciamo, questo obbligo di far bene a tutti i costi. Quindi si sono messi con grande umiltà, si sono messi a lavorare con un allenatore che sta dimostrando di essere un bravissimo allenatore, e quindi sicuramente, secondo me, le due differenze sono queste. E credo che comunque questa mentalità, questa, diciamo, spensieratezza possa portare il Teramo a continuare su questi binari.